Sì, è chiaro, non succede. Ma se succede. Cari compagni di avventura One Pissosa settimanale, oggi si torna, come di routine ormai per questa settimana, a parlare dei rocks, ma lo facciamo ritornando a rileggerci la vecchia cara Drum, perché in quel flashback, in quel passato di Chopper, e nello specifico nel passato di Ilk e di Kurea, si nasconde una chiave di lettura molto importante se ricontestualizzata con l'ultimo capitolo appena uscito. Non voglio neanche perdere troppo tempo perché andiamo direttamente alla timeline. Noi praticamente osservando le vicende di Ilk scopriamo che nel suo passato e nello specifico 31 anni prima rispetto al dialogo che ha con Kurea praticamente si era visto guarire una rarissima malattia e aveva deciso di iniziare una sorta di ricerca scientifica al fine di portare una cura dell'anima per il regno natale suo, il regno di Drum. Perché lui appunto inizialmente era Drum, era un ladro, poi se n'è andato con il bottino in giro per il mondo, ha scoperto di essere malato, si è fatto visitare da una fracca tanta di medici, un po' alla Lo e Corazon maniera, ma non c'era niente da fare, la sua era una malattia terminale. Però arriva in un luogo nel mare occidentale, trova sopra una montagna di ciliegie in fiore e la bellezza dello spettacolo praticamente lo fa guarire. O quantomeno se proprio non lo fa guarire, gli allunga praticamente di tantissimo l'aspettativa di vita, tutt'al più che appunto passano poi 31 anni praticamente. Ora, perché questa cosa è fondamentale? Perché questo evento si colloca praticamente in maniera molto facile con gli avvenimenti di God Valley. E vista la conformazione dell'isola di God Valley, non è così assurdo pensare che l'alta montagna possa essere una delle due vette che si vedono appunto a God Valley. Avrebbe il suo perché, anche perché abbiamo scoperto che God Valley non è nel nuovo mondo come inizialmente si poteva pensare, ma è nel mare occidentale, il luogo in cui Ilk aveva detto che era stato e aveva visto cose. Quindi qual è il legame effettivamente tra Ilk e God Valley? Non lo sappiamo, non c'è al momento un legame, ma ci sono molti aspetti, molti indizi narrati proprio a Drum che un po' spingono, no, verso quella roba là, o quantomeno spingono noi lettori a ipotizzare che Oda tornerà a parlare di Ilk, tornerà a parlare di questo luogo con i ciliegi in fiore, tornerà a parlare appunto di quegli avvenimenti di 38 anni prima rispetto alla narrazione attuale dell'opera di Oda. Uno degli aspetti che a me ha sempre messo molta curiosità nel personaggio di Ilk è il fatto che, pur non essendo lui un pirata in origine, avesse deciso di indossare il vessillo pirata, quasi senza motivo in realtà, perché noi sappiamo che per appunto quella bandiera pirata è un simbolo da pirati, mentre chi non è un pirata magari è associato a un simbolo specifico. Pensiamo, non lo so, parlando dei primissimi capitoli dell'opera, a Genzo e alla girandola, a Nami e al mandarino. C'è questa cosa nei personaggi di Oda, c'è questa di solito associazione tra un personaggio e un elemento simbolico. Ma coloro che non sono pirati non si associano mai a un vessillo pirata, al che verrebbe da pensare, no, verrebbe da credere, che forse Ilk in questi suoi anni di scorribanni in cui era diventato appunto un ladro molto ricco, fosse un pirata. E che semplicemente dopo l'esperienza di aver visto questi ciliegi in fiore, aver capito che la cura dell'animo vale tanto quanto la cura fisica, magari ha cambiato il proprio vessillo, quindi, no, inglobando nella propria visione da pirata il simbolo del ciliegio in fiore, che poi è praticamente il suo Jolly Roger. Jolly Roger che è stato adottato a sua volta da Chopper, insomma. Ma è proprio curioso, è proprio particolare il fatto che lui a monte decida di utilizzare un Jolly Roger pirata per esprimere la sua idea di libertà, la sua idea di speranza. Per me quella cosa è sempre stato un tarlo che andava a punzecchiarmi, non la fascinazione per il personaggio, perché sulla carta non ha senso, un motivo ci doveva essere, ma appunto è mancata quella caratterizzazione, quell'approfondimento lì specifico. Ma forse oggi, visto che si sta raccontando la roba del mare occidentale di God Valley in quella specifica collocazione temporale, magari il discorso ci c'era di nuovo fuori. Perché sapete cosa? Più che altro nel corso di questi 23 anni di One Piece, più o meno saranno passati 23 anni da che sono usciti i capitoli di Drum, il fandom di One Piece ha sempre associato alla figura di Ilk e alla figura di Roger, non solo per un approccio agli ideali e quindi anche al Jolly Roger pirata, ma anche e soprattutto per la malattia incurabile. Perché poi in tutto ciò Ilk comunque aveva questa malattia incurabile, presa probabilmente da un batterio, che alla fine lo avrebbe portato alla morte. Poi va come va, quindi viene bombardato e si beve la pozione benefica fatta da Chopper, però insomma comunque era destinato a morire perché appunto c'era questa malattia incurabile. Quindi l'analogia c'è sempre stata, ecco, tra i due. Ma in tutto ciò l'arco narrativo di Drum si chiude con una battuta di dialogo molto importante di Kurea, perché Kurea sa che esiste la D.
sa che esiste la volontà della D, quindi vedendo il manifesto d'Italia di Luffy fa subito il collegamento con Roger e scoprendo in quel momento che il nome di Roger a livello globale è stato cambiato da Gold di Roger a Gold Roger, comunque fa delle riflessioni sulla natura del nuovo capitano pirata di Chopper. E seppur in quella linea di dialogo noi abbiamo sempre dato molta importanza a Kurea, al fatto che magari appunto conosceva Roger in qualche modo, con qualche viaggio, con qualche interazione, e non è da escludere questa cosa, magari per assurdo Roger stesso per cercare di curarsi è finito da Kurea, no? Per X motivo, può tranquillamente essere, rimane il fatto che, contestualizzando appunto anche la timeline di Ilk, il rapporto tra Ilk e Kurea, il fatto che Kurea conosca la D, diciamo che iniziano ad esserci molte cose che spingono verso quel punto della storia là. Anche perché poi, non lo so, tutta sta roba dei Rocks che ruota intorno a dover recuperare un tesoro, un furto del governo, cioè si parla sempre di furti e ladri nell'ultimo capitolo, quindi quantomeno sospetto. Quindi sì, non succederà perché non succederà, ma forse succederà. Kurea e Ilk sono insomma legati a God Valley? Forse sì, forse no, lo scopriremo chiaramente continuando la lettura di One Piece e vedendo magari dove Oda poi vorrà andare a parare, perché giustamente è una di quelle cose che va molto, penso, a sentimento quotidiano dell'autore, non è detto che ci sia un copione, no, duro e puro per questa cosa, penso vada molto a sentimento, però tant'è, lo scopriremo appunto continuando a leggere. Ciò detto, vorrei sapere adesso la vostra opinione in merito, se vi eravate fatti o meno anche voi questo calcolo, se vi eravate o meno riletti Drum per l'occasione, è comunque un argomento che abbiamo già trattato un pochettino in live, ma mi andava di riproporlo appunto anche nella pubblicazione dei video, perché secondo me era un argomento troppo affascinante da lasciarlo accantonato lì nella famosa live fatta settimana fa, sarebbe stato un po' riduttivo, però insomma, questo è, fatemi sapere la vostra insomma. Quest'anno sarò a Lucca Comics tutti i giorni. Vi ho pensato di unire l'utile al dilettevole riproponendo il classico radunello di Roniners per parlare del capitolo settimanale di One Piece insieme, a Lucca, appunto. Stando però al merito, ci sarà tipo il diluvio universale quest'anno, per cui ho pensato a una soluzione di comodo, penso, per tutti quanti. Venerdì 3 novembre alle 14 alla sala incontri presso Japan Town terrò un talk insieme a Caterina Rocchi sulle reciproche contaminazioni tra fumetto orientale e fumetto occidentale e pensavo che si potrebbe fare la chiacchiera su One Piece praticamente subito dopo, come finisce. Però considerando l'orario, la pioggia, il freddo, eventuali ritardi con la conferenza che potrebbe iniziare dopo o finire dopo, problemi di connessione e tutto il resto, secondo me ha più senso che veniate per il panel alle 14 e poi vediamo che fare insieme sulla base di quanti siamo, il meteo, tutte robe. Perché per appunto considerando che internet prenderà da schifo, sarà dura poi seguire eventuali novità e spostamenti all'ultimo su Instagram. Tanto vale, credo, darsi un appuntamento così in un luogo coperto, al caldo, si spera, e compatibilmente praticamente in cui sicuramente ci sono, da non posso schiudarmici perché c'ho questa conferenza. E già che ci siamo, a proposito di questo, di che parla questo panel? Ve lo presento al volo giusto per completezza di discorso. Noi praticamente il Giappone lo percepiamo come lontano ed esotico, però ci affascina da morire, soprattutto quando, per l'appunto, come noi, si è lettori di manga. E solitamente gli storici concordano nel dire che il fumetto giapponese nasce a partire dai lavori di Hokusai. Ma visto il contesto storico e culturale del Giappone dell'epoca, di quella che era la sua chiusura con gli stranieri e delle sue tradizioni, sorgerebbe spontanea una domanda. Hokusai, artisticamente parlando, a cosa si ispirava? La cosa che trovo più singolare e che mi ha fatto venire in mente l'idea per questo panel è che una delle sue fonti di ispirazione in realtà era l'arte occidentale. Quindi ciò che risulta assolutamente affascinante è come con Hokusai si crei praticamente un vero e proprio circolo di citazionismo e di rimandi, perché così come lui si ispirava all'arte e alla moda europea, a sua volta poi influenzato l'arte occidentale, in particolare gli artisti francesi. Prendiamo Van Gogh, Monet, Renoir o Klimt, no? Questi sono solo alcuni degli artisti europei che vennero poi influenzati dall'arte di Hokusai. La cosa che, per l'appunto, è affascinante è che senza il giapponismo non avremmo mai avuto una rivoluzione estetica nei comics, nel fumetto americano. Quel fumetto americano che poi tornerà in Giappone con l'apertura dei confini e influenzerà di rimando la nascita e lo sviluppo del manga. In tal senso, Hokusai riesce ad essere un perfetto esempio di come l'intreccio delle culture in Giappone sia sempre esistito, esattamente come fa il manga moderno, che poi è il fulcro del discorso della conferenza, perché il manga moderno probabilmente è la forma d'arte che meglio rappresenta la multiculturalità della nostra società globalizzata. Naturalmente questo mio percorso storico-culturale arriverà a toccare anche la contaminazione di Disney nei confronti di One Piece, perché, oh, lo sapete, sono molto amante dell'opera di Oda, per non parlare di quella in un discorso volto a valorizzare il medium fumettistico.
sono un eterno romantico, che vi devo dire? Ah, chiaramente, lo dico in chiusura, la conferenza è gratuita, non serve prenotarsi. Voi venite, vi sedete all'ora indicata e a fine chiacchiera con Caterina Rocchi della Lucca Manga School, via di capitolo One Pissoso. Magari, ribadisco, con una bella birra in mano, perché sono team birra. Ci ho detto, fate i bravi, mangiate le verdure, ci vediamo o al prossimo video o alla prossima live dopo il mio ritorno da Lucca, o ci vediamo a Lucca. Quindi, bella a tutti!